Per capire il funzionamento di una cella elettrochimica dobbiamo separare le diverse componenti. Partendo dalla pila voltaica, sappiamo che è formata da due dischetti di metalli diversi separati da un mezzo umido, costituito da una soluzione di elettrodi che possono essere di vario tipo. La cella elettrochimica che abbiamo ottenuto viene chiamata pila di Daniell, dal nome di John Daniell, che la realizzò nel 1836.